Buonasera cari amici di Dopo Cena, ben ritrovati su questi divani rossi per un'altra puntata di questa trasmissione che così tanto vi piace, che così tanto seguite. Io vi ringrazio per il vostro affetto, anche che dimostrate nelle mail che ci mandate e nei messaggi. Bene, grazie. Questa puntata parlerà di sport, parlerà di estate, attraverso gli esponenti di due associazioni, di uno di quelli insomma, che sicuramente più conoscete, che è il Centro Sportivo Italiano, e poi un nuovo affiliato. Ma non sveliamo tutte le carte, li presentiamo subito. Allora, Matteo Omiccioli, è un collaboratore del Centro Sportivo Italiano, del CSI, conosciutissimo da noi per le tante e molteplici attività che fate durante tutto l'anno per promuovere appunto lo sport. E poi accanto a lui Francesco Berretta, dico bene, vicepresidente di Scaccia Pensieri, un'associazione sportiva che da poco si è, no? Ha fatto questo sodalizio col centro sportivo. Allora, ci parleranno di quello che sarà, insomma, nei prossimi mesi, la loro attività a livello appunto di promozione sportiva, ma prima di fare questo, con l'aiuto di Matteo, tracciamo un po' una piccola storia, se vogliamo, del CSI qui a Fano, che è molto conosciuto, e quindi insomma questo denota una attività territoriale importante. Sì, molto conosciuto, un ente di promozione sportiva, e il cui slogan è lo sport per tutti. E questo slogan è nato dal fatto perché attraverso i nostri tornei garantiamo a tutti di poter partecipare, e organizziamo tornei, manifestazioni, campionati durante tutto l'inverno, quello di pallavolo oppure quello di calciotto, dove pratichiamo lo sport amatoriale in cui tutti possono partecipare. Abbiamo più di 7.000 tesserati in tutta la provincia e all'incirca 100 società affiliate a noi. E, anche associazioni con altre associazioni, spesso avete fatto sodalizi con l'Avis, con altre, esatto, cioè, per divulgare sempre insomma, questo spirito decubertiano dello sport. Sì, insomma, diciamo il lato sano dello sport, ecco, come lo slogan come appunto lo slogan dell'Avis, e i nostri principi che, come tutti sapranno, sono condivisi da molti, esatto, e da tutti, perché insomma effettivamente lo sport deve avere in sé una componente ludica principale, poi l'agonismo insomma, o l'aspetto diciamo così agonistico, è almeno per quanto riguarda la promozione dello sport in seconda battuta. L'importante prima di tutto è divertirsi e stare in compagnia. Esatto. E in questo il CSI, anche sulla questione della compagnia, della comunanza, esatto, ci lavora molto, soprattutto d'estate, ci ricordiamo le varie gruppe, insomma, ci tenete a questo molto aspetto di... Infatti proprio quest'anno siamo arrivati al ventennale del CSI on the beach, quindi insomma, è tanti anni che operiamo. Diciamo che loro il terzo tempo insomma lo praticano da diverso tempo, insomma il terzo tempo è il dopo partita, tutti quanti insieme, attorno a una birra, a un panino, insomma per insomma, vivere appunto questo aspetto non agonistico, non estremamente competitivo, ma solamente così, di puro piacere che lo sport può regalare. In questo contesto così bello, così ludico, così divertente, si innesta Scaccia Pensieri. Allora, Francesco Berretta, vicepresidente, buonasera. Buonasera. Come nasce questa comunione di intenti? Allora, intanto Scaccia Pensieri è un'associazione sportiva che nasce nel 2003 e da subito si affilia al CSI come ente di promozione sportiva. E, diciamo, noi nasciamo come, diciamo, nello specifico come centri estivi, nel senso che è stata da sempre la nostra prima attività, principale attività, con numerosi, per fortuna, bambini durante l'arco di tutti questi 12 anni. Siamo alla 12ª edizione dei nostri, diciamo, centri estivi, ed oltre a questa parte, diciamo, estiva e ludica, noi soprattutto interveniamo nelle scuole. E sono da 4 anni che collaboriamo con la scuola primaria, in particolar modo noi con l'Istituto Comprensivo Nuti, quindi abbiamo un sacco di bambini sotto di noi, sotto le nostre grinfie. E diciamo che in questo ci siamo conosciuti con Matteo, con Francesco Paoloni che è il presidente, ci conosciamo già da tempo, ma diciamo abbiamo chiesto una collaborazione al CSI, ci siamo, diciamo, siamo scesi in stretta collaborazione per appunto creare una metodologia comune all'interno delle scuole. Infatti anche il CSI è all'interno delle scuole di Bellocchi, della primaria di Bellocchi. Esatto. E diciamo che il nostro lavoro all'interno delle scuole
è molto molto importante, scuole materne, quindi scuola primaria, ed anche la scuola materna negli asili. E ovviamente proponiamo delle attività differenti in base ovviamente all'età. All'età dei bambini. Soprattutto la cosa che ci ha, diciamo, che ci contraddistingue è quella un pochino che, soprattutto nelle prime fasce, cioè nella prima e nella seconda elementare, proviamo in questo progetto scolastico che si chiama, nel caso di Cacciapensieri, una scuola senza banchi, ad insegnare le materie scolastiche all'interno della palestra, quindi giocando. È un po' complicato, però ci proviamo, insomma, ecco. Quindi, insomma, imparare giocando. Esatto, perché comunque diciamo che si apprende molto molto meglio. Molto sì, una scuola senza banchi era un po' il sogno di tutti, tutti quanti lo volevamo, sì, però so, voi cercate di mettere in pratica. Sì. Com'è il rapporto con i bambini, con i ragazzi, tu che lo vivi, insomma, l'hai vissuto? Sì, diciamo, nello specifico sono io che vado appunto per Cacciapensieri, io con altri miei due collaboratori, è una cosa veramente veramente fantastica. Quando li vedi alla mattina, che te magari sei un po' giù, ti alzi presto, arrivano loro con un sorriso, ti cambiano la giornata veramente immediatamente. Spettacolo. Ti danno loro il gas. Esatto. Uno invece di essere tu a doversi. Sono loro. Basta un sorriso i primi due minuti e poi parti con lezione. E via. Fantastico, sì. Cosa nello specifico fate proprio nelle scuole? Giusto per dirlo chi non ha mai avuto... Esatto. Allora, no? Negli asili abbiamo creato tre diversi percorsi. Per la scuola materna un certo tipo di percorso, ovviamente in base all'età, in base anche al loro processo cognitivo, quindi motorio anche. Negli asili gli proponiamo, diciamo, anche lì dividiamo le fasce d'età, 3, 4, 5 anni. E comunque proponiamo delle attività come ad esempio possono essere... Diciamo, li portiamo nella giungla, li portiamo sullo spazio, li portiamo nella fattoria, quindi li facciamo conoscere tutti gli animali, e all'interno di queste storie, che per i grandi possono anche, diciamo, fare un pochino sorridere, però nei bambini prendono molto e la loro attività motoria, diciamo, si sviluppa molto molto più facilmente. E per quanto riguarda, quindi portiamo avanti un discorso, diciamo, più su questo tipo di storie. Okay. Per la prima e la seconda elementare, come abbiamo detto prima, cerchiamo di fare un processo di apprendimento anche seguendo diciamo, i diktat un pochino delle maestre. Certo. Quindi parlando anche di matematica, italiano, riusciamo a farle, adesso è un po' troppo lungo magari da spiegare qua, però... No, ma giusto però, per avere un'idea. Riusciamo a fare appunto queste materie giocando. Veramente veramente fantastico, mentre con terza, quarta e quinta elementare della scuola primaria proviamo, abbiamo deciso di seguire le linee del CONI, nazionale, anche seguendo un pochino lo sport di classe, che è l'ultima parte sportiva del CONI all'interno delle scuole. Seguiamo un pochino più una sorta di multisport, dove all'interno di questi 10 mesi abbiamo preso 10 sport e una volta al mese proponiamo uno sport diverso. Propedeuticamente, ovviamente, certo, e in base alle esigenze di tutti, ovviamente. Per cercare di stimolare la propensione naturale verso una o l'altra attività. Perfetto. Sportiva. Sì. Va bene, invece, insomma, il vostro pane quotidiano, il core business, diciamo così, sono i centri estivi, lì insomma, trovate la vostra... locazioni ideale. Sì, perché proprio da quest'anno, dal 2015, visto che il CSI ci ha lanciato l'idea di farlo insieme, noi ci siamo subito attaccati. Buttati in capofitto, a pesce. Esatto, e niente, insomma, poi Matti, se vuoi dire qualcosa anche sull'organizzazione. Sì, esatto. Intanto volevo iniziare dicendo che per la prima volta quest'anno, ad ottobre, abbiamo iniziato anche noi il progetto, come già accennato Francesco, nella scuola di Bellocchi e in altre scuole come la Luigi Rossi, anche la scuola materna, seguendo proprio le linee guida dei ragazzi dello Scacciapensieri. Ed è stata un'esperienza bellissima che ci ha fatto, penso, crescere un po' anche a tutti noi che abbiamo operato nella scuola. E oltre a svolgere il progetto proprio in palestra, ci siamo riallacciati a un progetto di servizio civile in cui il cui nome era Stand Up. Ed è un progetto basato sull'obesità infantile, che è è un problema abbastanza grosso in Italia, e abbiamo voluto parlare attraverso la maestra di scienze, anche fare una lezione frontale proprio con i ragazzi un po' più grandi di quinta elementare sull'alimentazione e sui corretti stili di vita. Quindi quello che riguarda un po' noi del CSI, e questo è stato molto interessante perché i ragazzi ci hanno molto seguito e hanno capito il nostro intento.
Beh, quelli della mia generazione, che non è sicuramente la vostra, erano forse un po' più abituati a giocare in mezzo alla strada e a muoversi un po' di più tra bicicletta, pallone, insomma, di videogiochi ce n'erano molto pochi. Abbiamo cercato di far capire appunto questo, perché parlando, anche abbiamo fatto dei test durante la lezione, molti ragazzi si muovono molto poco, quindi vogliamo promuovere molto questa cosa. Sì, infatti penso che sia, ed è riconosciuto un po' da tutti, il problema rispetto ad altre nazioni come gli Stati Uniti, come altre nazioni dove sicuramente hanno un'alimentazione molto meno mediterranea della nostra, il problema dell'obesità infantile, del sovrappeso è molto accentuato. Noi ci stiamo un po' trascinando dietro questi stili di vita forse un po' non proprio corretti e un po' per la nostra alimentazione che magari ci salva, ricca di fibre, ricca di verdura, forse siamo un po' più indietro in questo problema rispetto a loro. Però la sedentarietà nelle fasce appunto che voi vedete rappresenta un vero problema. Quindi insomma, applauso e merito a voi che cercate perlomeno di far capire a genitori e anche ai ragazzi che questo modo di passare il tempo insomma non è proprio l'unico e il solo, ce ne sono anche altri, forse un po' più salutari di questo. Insomma. Sì. E quindi in prospettiva ci saranno i centri estivi. I nostri centri estivi, esatto, che abbiamo tre sedi, e una gestita direttamente da noi del CSI che è a Bellocchi, nella scuola elementare, la palestra, e in cui abbiamo un orario solamente della mattina, la fascia della mattina. E le altre sedi sono alla Trave, al Circolo Tennis, in cui abbiamo il tempo pieno fino alle 5 del pomeriggio, e l'altra sede al Vallato, alla Bocciofila del Combattente, in cui sempre occupiamo la fascia della mattina. Quindi dalla mattina alle più o meno? Possiamo, noi inizieremo diciamo i genitori verso le 8, ma chi ha bisogno un po' prima, quindi può possono venire, anche lasciarci. Siamo noi siamo già lì, siamo molto flessibili. E la sera dalle 5, insomma, anche lì un po' di elasticità. Sì, esatto. Cioè. E quindi, insomma, immagino che insomma, qui subentrate voi nell'operatività poi di come far trascorrere queste ore a questi ragazzi. È la cosa più bella ma anche più dispendiosa, ecco, anche a livello energetico proprio. Allora, intanto il centro è aperto per l'età dai 4, la fascia età dai 4 ai 12 anni, e quindi dalla scuola materna. E chiaramente i bambini della materna inizieranno dal 1 luglio. Il periodo invece per tutti gli altri va dall'11 giugno, con l'11 e il 12 giugno che sono giovedì e venerdì, perché quest'anno la scuola anticipa la chiusura al 10, 11 e 12 giugno che saranno due giorni di prova per tutti i bambini che possono venire nei nostri centri liberamente, tranquillamente, sono solamente di prova. Okay. E arriviamo fino al 10 di settembre. Ci prendiamo una settimana di ferie dopo Ferragosto per riprenderci un attimo. E quindi sono 13 settimane se non vado errato. E anche lì, come diciamo nella scuola, cercheremo comunque di dividere i bambini in base alle fasce di età. Okay. Chiaramente nelle fasce di età più basse privilegeremo delle attività manuali, dei laboratori creativi. Infatti siamo anche in contatto con diverse associazioni di Fano che sono anche loro interessate ad unirsi al CSI a Scacciapensieri per venire a fare questi laboratori creativi. E mentre per le fasce di età diciamo un pochino più alte delle elementari partiremo anche lì con dei giochi, molti più giochi all'aperto. Ciò non toglie che ci saranno comunque, e questa è una cosa fondamentale nella nostra linea, una sorta di avvicinamento tra questi gruppi, di conoscenza e di interscambio. Ci saranno dei momenti all'interno della giornata in cui i bambini staranno insieme. Ecco. Sì, piccoli con i grandi con i piccoli, per cercare di comunque unire anche le diverse fasce di età e anche responsabilizzare un pochettino quelli più grandi. Proprio abbiamo dei giochi specifici per fare questo, insomma, per responsabilizzare i bambini un pochino più grandi. E chiaramente anche per i bambini più piccoli comunque non faremo solamente laboratori creativi, ma nella prima parte della mattinata, che sono le ore più fresche, soprattutto a luglio, cerchiamo di farli fare dei giochi all'aperto anche a loro. Mentre poi nella seconda parte della mattinata, veramente a luglio, per esperienza è veramente veramente caldo, inizia a essere un problema tenerli fuori bambini di 4-5 anni, preferiamo farli fare una parte all'ombra dove racconteremo delle storie, dove loro disegneranno la storia, e poi l'ultimo giorno della settimana, il venerdì,
reciteranno la storia, il tema della settimana a tutti gli altri bimbi. Quindi pensate, insomma, cosa può essere per un bambino di 4 anni recitare magari davanti al bambino di, il fratello di 12 anni, quindi una storia è veramente forte come cosa. E cosa dobbiamo aggiungere? Quanti siete per centro più o meno? Insomma, in quante unità siete? Allora, lo staff intanto diciamo che è composto da esperti del settore, ovvero laureati in scienze motorie o comunque in scienze o laureandi e in scienze dell'educazione e della formazione. Ecco, no, questo te lo chiedo perché chi è molto, affida molto i bambini, è molto importante. E niente, come rapporto, diciamo, dello staff con i bambini, siamo, noi manteniamo uno ogni 10, cioè un istruttore ogni 10 bambini. In più, ad ogni gruppo e ad ogni istruttore è affiancato una sorta di stagista, se così lo possiamo definire. Certo. Comunque un ragazzo che aiuta, perché ci potrebbero essere tanti problemi. Certo. Comunque un gruppo da 10 bambini per tutta la giornata non è semplice da seguire. Quindi ogni istruttore ha sempre un vice istruttore, chiamiamolo così. Quindi comunque due unità adulte per 10 bambini. Che esatto. Vuoi un buon rapporto, un grosso sforzo per noi. Sicuramente, però questi dettagli anche su come è composto lo staff sono dettagli importanti, perché magari chi vi conosce sa la vostra operatività e come lavorate, non siete una scoperta, però magari la trasmissione la vedono anche persone che possono, no, intravedere una possibilità di collocamento nella vostra struttura, ed è giusto dare tutte le specifiche. Dopo chiaramente daremo anche i riferimenti, perché qui vogliamo soltanto, come dire, dare una opera di divulgazione di informazione. Poi insomma loro sono a disposizione di tutti quanti voi se volete contattarli per avere, no, insomma, sia Matteo che Francesco, dico bene, insomma, sì, siete sì, a disposizione di quanti certo. Vogliono avere delucidazioni particolari, insomma. Se vogliamo aggiungere alla normale attività, diciamo, del centro, abbiamo 5 uscite completamente gratuite, ecco, in cui porteremo i ragazzi le uscite, diciamo, quelle più divertenti, diciamo, sono l'orienteering in centro storico, oppure le mini olimpiadi allo Zengarini, o un'escursione al Cante di Montevecchio, il vivaio Guccioni, quindi ci sarà proprio da divertirsi. Quante sono queste uscite? Sono 5. In tutto l'arco del centro estivo. In più ci sono delle settimane speciali dedicate, diciamo, proprio allo specifico sport, sì, ecco, in cui vogliamo proprio indirizzare i ragazzi a determinati sport, che sono: la prima settimana abbiamo il multisport al Palazzetto dello Sport, la seconda settimana, che poi daremo proprio il programma, la seconda settimana speciale sarà al mare, ai Bagni Carlo, quindi li porteremo facendo fare tutte le attività del mare, naturalmente, visto che siamo in Sassonia, non al mare, ma in piscina o nei campi da beach, giustamente ci teniamo a tutelare i nostri ragazzi. E la terza settimana invece sarà una settimana specifica per il calcio. Comunque settimane alternative, cioè non è che sono alternative al centro. Sono alternative al centro, delle cose si chiamano speciali perché proprio sono alternative alla normale settimana del centro. Chi vuole può partecipare a queste settimane. Ecco, se no continuare l'attività normale del centro estivo, assolutamente. Il centro estivo. Basket, no, non avete pensato. Nel multisport. Esatto. Basket, pallavolo, frisbee, pensavo. Da ex cestista, insomma, faccio un po' di promozione al mio sport. Sì, abbiamo anche parecchi allenatori di basket, quindi possiamo stare tranquilli. No, perché da noi calcio e finisce tutto lì, invece sono tante che... Dovete stimolare i ragazzi anche ad altre cose. Come ente di promozione sportiva, quindi tocchiamo un po' tutti gli sport. Esatto. Facciamo multisport, infatti la prima settimana si chiama multisport apposta, perché veramente questo è proprio un discorso che scaccia pensieri a, diciamo, molto vicino, perché noi poi il pomeriggio durante l'inverno facciamo proprio un'attività di multisport, quindi cerchiamo di far vivere i bambini tutti gli sport secondo la propedeutica, e quindi per poi poter scegliere al meglio, quando sono un pochino più grandi, lo sport effettivamente da fare, che più, insomma, esatto. Oh, una cosa che vi volevo chiedere, dopo mi risponderà chi di voi è più ferrato a riguardo, visto che l'arco di tempo, il lasso di tempo della giornata attraversa anche momenti di alimentazione, quindi di cibo, quindi merende, pausa pranzo, eccetera, anche qui immagino e presuppongo che abbiate una
una specifica sì. attività a riguardo, insomma, proprio per quello che diceva lui. Esatto, allora esatto. Diciamo nella parte. Perché questo è un aspetto che a mamme e genitori interessa. Immagino. Allora, nella parte, diciamo, della merenda, noi lasciamo liberi i bambini di portarsi le cose da casa. Okay, perché non possiamo comunque obbligare, visto anche il momento, eccetera, eccetera, a acquistare cose, eccetera, cose. Eccetera. Mentre per quanto riguarda il pranzo, in particolare nell'unico punto dove facciamo la zona trave, lì seguiremo un menù che può essere considerato una sorta di menù dell'atleta, dove saranno okay. previste un sacco di verdure, un sacco di frutta, possono stare tutti tranquilli, ecco. No, perché soprattutto anche nelle nostre scuole, insomma, sono stati lanciati diversi progetti di sana alimentazione ricordo Papa Fish col pesce, oppure con gli alimenti bio attraverso l'ente di promozione della Camera di Commercio. Quindi ci sono tanti modi per avvicinare i ragazzi a una sana alimentazione. Insomma, questo dell'atleta potrebbe essere uno di quelli. Va bene, allora ci sono. L'abbiamo detto prima, insomma, loro sono a disposizione sia come scacciapensieri che come centro sportivo di tutti voi per, insomma, recepire le vostre richieste, le vostre domande. Ci sono però dei riferimenti fissi, no? Esatto. Dove i quali ci si può rivolgere per avere e captare informazioni. Sì, e chiunque volesse informazioni può consultare il sito del CSI Fano, quindi www.csifano.it. Oppure abbiamo creato appunto, come vedete qua la locandina, la pagina Facebook Gioco e Sport Centri Estivi, dove l'aggiorniamo continuamente e lì ci sono tutte le informazioni necessarie. E in più chi volesse appunto conoscerci meglio o ha qualche domanda particolare, appunto per conoscerci, capire la didattica, le attività, un po' di più nello specifico, abbiamo delle riunioni, okay. e quindi ci sono tre date fondamentali dove ci vedremo, che sono mercoledì 27 maggio alle ore 20:45 a Bellocchi presso la palestra. Bene. E venerdì 15 maggio alla Trave presso il circolo tennis di Fano. Alle 19. E martedì 19 maggio presso la bocciofila combattente alle ore 20:45. Lì andremo un pochino più sullo specifico, anche sull'orario, su come dividiamo la giornata, eccetera, eccetera. Quindi sono delle riunioni divulgative, esatto. informative, quindi se adesso poi magari anche nel nostro sito metteremo e caricheremo questi orari, però insomma avete possibilità proprio di vederli in prima persona e di chiedergli vis-à-vis, insomma, tutte le delucidazioni. Esatto, che di vuoi. Conoscere un po' tutti un po' il tutti nostro staff e gli istruttori. Gli istruttori, quindi farete una presentazione ufficiale in queste tre date che insomma, Matteo poco fa ha enunciato. Francesco, chiudiamo con un'esortazione. Allora. No, facciamola perché è bene, insomma, al di là del fatto che ti porto il mio bambino, me lo sbologno per tutta la giornata, e quindi quell'aspetto, però perché portare un bambino a un centro estivo? Qual è il plus formativo che un centro estivo può dare? Allora, intanto quello di venire anche a conoscenza che ci sono attività alternative magari a quelle che uno fa d'inverno, prima cosa. Seconda cosa, che è una cosa fondamentale, l'imparare a stare insieme e non solo all'interno di un gruppo classe, ma anche magari con bambini di qualche anno più grande o qualche anno più piccolo. Soprattutto devono venire da noi, i genitori devono essere contenti perché non deve essere un parcheggio, cioè vengono lì e imparano anche qualcosa. È un po' il concetto della scuola che portiamo anche a scuola poi, anche con il CSI, che non è che noi andiamo a scuola, i bambini giocano, fanno attività motoria, giocano e basta, non finisce lì. C'è un percorso dietro, quindi insomma venite a giocare con noi, mi viene da dire, perché comunque vi divertirete, insomma. Allora, noi nello specifico siamo, quest'anno io non sono nella fascia d'età giusta, però vedendo loro due, insomma, viene voglia, quindi ecco, le motivazioni ve le ha date Francesco, e Matteo è stato molto chiaro anche nello spiegarci che cosa c'è alla base, insomma, del CSI e le sue motivazioni. Quindi io vi ringrazio, grazie Matteo, grazie Francesco per essere stati qui sui nostri divani rossi.
Quindi questa puntata di Dopo Cena termina qui, in prospettiva per l'estate, quindi sapete che i vostri ragazzi hanno a disposizione queste tipologie di strutture e di associazioni. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, io vi rimando alle prossime puntate di Dopo Cena. Grazie e buonasera a tutti.